Con il prossimo talk in realtà ci spostiamo leggermente e andiamo nel mondo dell'università, in realtà. E ci muoviamo tra due università, l'Università degli Studi di Milano e l'Università degli Studi di Torino. E in particolare di queste due università ci muoviamo tra due laboratori, che sono il laboratorio Everywhere Lab del Dipartimento di Informatica di Milano, che si occupa tra le varie cose anche di progetti di ricerca rivolti alle tecnologie assistive, e del laboratorio Polin del Dipartimento di Matematica di Torino, che invece si occupa della ricerca e della sperimentazione di nuove tecnologie assistive per le STEM, dove per STEM ricordo che intendiamo l'insieme delle discipline di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Il talk è tenuto da tre persone, non due come è indicato nella presentazione, che sono Federica Santicoli, se ci vuoi salutare. Ok. Ciao. Perfetto, benissimo, okay. Ti sentiamo, ottimo. E Mattia Ducci, se ci vuoi salutare anche tu. Ciao a tutti. Perfetto, e poi ci sarà anche Cristian Bernareggi. Due parole su queste tre persone, che ringrazio innanzitutto per il tempo dedicato. Federica Santicoli è un ingegnere informatico ed è una sviluppatrice di web app in HTML, CSS e Ruby on Rails, ed è una trascrittrice di testi scientifici in LaTeX ed è anche un istruttore ed educatore cinofilo, perché oltre che dedicarci alla tecnologia e all'accessibilità abbiamo anche delle passioni, per fortuna, al di fuori di questo ambito. Mattia Ducci è uno sviluppatore mobile per iOS e cross-platform, e da questa sua passione nasce in realtà, da questo suo lavoro in realtà nasce poi anche la passione per l'accessibilità. Ha una laurea magistrale in informatica a Milano e attualmente è borsista di ricerca presso l'Università degli Studi di Torino. Per quanto riguarda Christian, che arriverà brevissimo, è un dottore di ricerca in informatica, anche lui lavora presso l'Università degli Studi di Milano come collaboratore tecnico-scientifico in ambito di accessibilità ed è un collaboratore esterno del laboratorio Polin. Ho parlato abbastanza, a questo punto vi lascio la loro presentazione che ha il titolo Esperienze di trascrizione di testi scientifici in formati accessibili. Quello che faranno è, partendo dall'esperienza pratica di trascrizione di testi scientifici in LaTeX, ci racconteranno i flussi di lavoro seguiti e i principali problemi incontrati nella preparazione di testi scientifici accessibili anche alle persone con disabilità visive. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Christian, che sarà proprio il primo a parlare. Buongiorno a tutti. Bene, a questo punto io vi lascio. Buona presentazione. Grazie. Buongiorno a tutti. Io sono Cristian Bernareggi e vi introdurrò a questa presentazione su delle esperienze di trascrizione dei testi scientifici in formati accessibili. Questa è un'esperienza condotta presso il laboratorio Polin dell'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Matematica, in cui si conduce ricerca sulle tecnologie assistive per le STEM, ossia scienza, tecnologia, ingegneria, matematica. È un'esperienza, e ve lo diranno meglio e più avanti Mattia e Federica, che riguarda la trascrizione di materiale scientifico, quindi materiale contenente formule e grafici, per in particolare perché sia fruibile, leggibile da persone con disabilità visive, non vedenti e ipovedenti. Dopodiché, nel momento in cui il materiale è accessibile e fruibile a persone con disabilità visive, può spesso risultare utilizzabile più facilmente anche da altre persone con altre disabilità o con altri disturbi specifici, specifici dell'apprendimento, per esempio DSA. Vediamo quali sono innanzitutto i formati e i modi in cui si può trascrivere un testo scientifico, perché ad oggi per le persone con disabilità visive esistono diversi modi per poter fruire di un testo in generale e in particolare di un testo scientifico. E vediamo alcuni di questi, dei più diffusi, e i motivi che ci hanno portato a scegliere LaTeX come il formato più adeguato in questo percorso. Vediamo alcune di queste modalità di fruizione. Innanzitutto il braille su carta. Da sempre la persona che non vede può leggere il testo, che sia scientifico o meno, su carta, in braille,
Tuttavia ci sono delle profonde limitazioni legate da un lato alla difficoltà di trasporto, di accesso al libro, perché il Braille generalmente occupa molto spazio e porta a grossi volumi con molte pagine molto grandi e difficilmente consultabili, quindi anche scorrendo il libro è necessario andare a cercare il punto in cui leggere, il punto in cui iniziare, magari cambiare volume, eccetera. Inoltre ci sono dei costi alti nella produzione del materiale Braille e nel mantenimento nel tempo, perché si danneggia più facilmente la carta e anche perché, anche se può essere archiviato presso una biblioteca o un ente, in ogni caso poi va spedito e va gestito, vanno gestite grosse quantità di carta. Un secondo formato è un formato digitale, il formato Lambda, pensato specificamente per la documentazione scientifica, che include testo e espressioni matematiche. È un formato che non è un formato aperto, è un formato nato a seguito del progetto europeo Lambda, che ha portato in particolare a un sistema di scrittura della matematica pensato soprattutto per le scuole, fino alle scuole secondarie. Quindi è un sistema che in questo momento non prevede notazioni avanzate utilizzate in università, per esempio, e non è estendibile, quindi non si può difficilmente estendere a nuove notazioni. Inoltre, il lettore del formato non è un lettore qualsiasi che si può utilizzare su qualsiasi dispositivo, ma è l'editor Lambda che ad oggi è disponibile per Windows ed è disponibile con lettore vocale NVDA e JAWS for Windows. Un terzo formato è l'HTML con MathML. Anche in questo caso ci troviamo di fronte al MathML, che è un formato che non copre tutte le notazioni possibili per la matematica e inoltre quando utilizzato nella pagina HTML, quindi per le pagine web, può essere fruito, può essere utilizzato dalle persone che non vedono attraverso dei plugin del browser, come per esempio MathPlayer o attraverso MathJax, un altro esempio di possibili modalità di fruizione. Tuttavia, ad oggi sono strumenti che non sono completamente adattati per l'uso in italiano e in ogni caso non vengono aggiornati con frequenza, quindi spesso ci si trova ad avere a che fare con problemi di incompatibilità con nuove versioni dei browser piuttosto che con limiti nell'utilizzo per alcune tipologie di notazione. LaTeX è invece un sistema per la creazione di testi scientifici. È un linguaggio di markup che permette di creare, di descrivere formule, di descrivere immagini, testi strutturati, e viene ampiamente utilizzato dalla comunità scientifica. Di solito viene utilizzato per la scrittura dei documenti che vengono poi distribuiti, diffusi in formato PDF, attraverso un processo di compilazione che porta alla creazione del formato PDF dal documento sorgente LaTeX. Il formato PDF generato da LaTeX in generale, diciamo, se non ci sono vengono prese accorgimenti particolari, è un formato non accessibile. Di fatto nel PDF non vengono preservate le formule, quindi il lettore vocale o il display Braille non è in grado di riconoscere le formule, quindi chi legge troverà uno spazio oppure trovare dei segni particolari non decodificati, e per questo motivo il PDF generato da LaTeX senza nessun accorgimento pone problemi di accessibilità. Inoltre non viene preservata la struttura del PDF del documento stesso e quindi, per esempio, non è navigabile. Grazie al lavoro condotto presso il laboratorio Polin dell'Università di Torino è stato creato il pacchetto Accessibility, che è un pacchetto che si può utilizzare nel LaTeX sorgente, quindi l'autore lo richiama in fase di scrittura del documento e quando viene generato il PDF, nel PDF ci sono le formule in LaTeX e viene preservata parte della struttura. Nelle prossime, come dire, nei lavori in corso si prevede di sviluppare, di estendere il pacchetto per poter
preservare completamente la struttura LaTeX. Per questa ragione, poiché le formule vengono poi preservate in LaTeX, si è scelto di generare il materiale trascritto in PDF con il pacchetto Accessibility. Quindi, come può a questo punto il lettore del documento PDF, come può fruire del documento risultante? Con il lettore vocale, per esempio NVDA, JAWS o anche VoiceOver, leggendo il LaTeX, o attraverso la lettura vocale o attraverso il display braille, ma anche utilizzando dei dizionari che permettono, attraverso termini del linguaggio naturale, di ascoltare l'espressione matematica in modo che sia più facilmente comprensibile. E lascio la parola a Mattia e Federica, che andranno avanti a descrivervi quali sono state le specificità del processo di trascrizione e di generazione del PDF accessibile con Accessibility. Entrando infatti nello specifico di come tutto è iniziato, tutto è cominciato da me e Christian, che ci siamo conosciuti all'Università degli Studi di Milano. È stato anche mio correlatore durante la mia tesi e col quale abbiamo da un po' di anni cominciato a collaborare su alcuni progetti relativi al campo dell'accessibilità. Un giorno ero al lavoro, infatti io lavoro con Federica in una ditta di consulenza informatica, e arriva un email di Christian dicendomi: guarda che c'è un bando con l'Università di Torino che riguarda le trascrizioni LaTeX. E fa, se ti interessa, io ho guardato e effettivamente la cosa mi è sempre un po' interessata. Quindi ho accettato. Federica, nel contempo, che mi chiede: ma cos'è che è? Io gli dico: guarda, è un bando di questo tipo, stanno anche abbastanza sul vago, perché non pensavo le interessasse. Invece in realtà ha mostrato subito il suo interesse. E allora l'ho spiegato un po' più in dettaglio di chi era Christian, cosa facevamo, cosa abbiamo fatto e di cosa poteva effettivamente essere questo bando. E così, un po' non sperando di essere presi entrambi, pensando che ci fosse tantissima gente che avrebbe applicato al bando, abbiamo detto: proviamoci. Allora abbiamo mandato la nostra candidatura e per un po' di giorni è rimasto tutto sospeso, giustamente, in attesa che il bando si chiudesse. Un giorno ricevo una chiamata alla quale non posso rispondere, ma mi chiama Federica subito dopo dicendomi: ma ti ha contattato Torino? E gli ho detto: guarda, ho ricevuto una chiamata di un numero un po' strano, cioè che non avevo in rubrica, però mi fa: no, guarda che è l'università. Allora subito ho richiamato dicendo: guarda, scusate, non potevo rispondere, e di fatto siamo stati presi entrambi, addirittura per più libri di quelli che pensavamo di dover fare inizialmente. Quindi siamo andati ancora a luglio dell'anno scorso a Torino per conoscere effettivamente che realtà fosse il Polin, che persone ci fossero, di cosa si occupassero, e abbiamo incontrato anche gli insegnanti che poi ci avrebbero effettivamente commissionato il lavoro, questi libri da dover tradurre. E da lì tutto è cominciato e abbiamo finito la nostra esperienza intorno a settembre più o meno. Federica, vai pure avanti con le slide. E in tutto questo, in questo lavoro, ci siamo posti due obiettivi. Uno, che è partito con questo primo lavoro. Il secondo, che Federica sta tuttora continuando. E i due obiettivi erano rendere accessibile ciò che proprio non lo è, che si rifà soprattutto al caso dei libri di matematica, e migliorare ciò che è già accessibile, come poi vi racconterà più in dettaglio Federica, col lavoro che sta proseguendo. Vai pure avanti. Riguardo a questo punto, ci siamo posti diversi, abbiamo visto che ci sono diverse esigenze, soprattutto quando si è di fronte a un PDF che per tanti motivi si penserebbe ben formattato, che possa essere ben accessibile, ma che in realtà non lo è. E ora vi diciamo tutti i passi che abbiamo affrontato per capire come rendere accessibile un documento di questo tipo. Innanzitutto, una cosa da fare è, come diceva prima Christian, dare una struttura al documento. Da LaTeX direttamente questa cosa scompare, ma è una cosa molto importante, soprattutto per quanto riguarda la navigazione del documento stesso, da poter saltare fra capitoli, fra esercizi, fra sezioni. E per dare questa struttura sono necessari strumenti e software come
per esempio Adobe Acrobat, con il quale è possibile dare una struttura in una struttura simile a HTML a un documento PDF, in modo da renderlo navigabile con uno screen reader, per esempio. Un'altra sfida che ha accennato prima Christian è rendere accessibili le formule matematiche che con la compilazione LaTeX verrebbero perse a favore di una pura renderizzazione su PDF che tutti siamo abituati a vedere su un libro di matematica. Difatti, la formula che vedete sotto, backslash a frac, è il codice LaTeX sorgente. Questo codice LaTeX verrebbe perso a favore della rappresentazione soprastante. Con accessibility, in fase di compilazione, questo processo, questa libreria, fa sì che venga preso il codice sorgente LaTeX e venga mantenuto associato alla formula stessa, in modo che lo screen reader, quando si trova a dover leggere una formula matematica, questa formula matematica venga letta quantomeno così come è stata scritta nel sorgente LaTeX. Vai pure avanti. Un altro passo per rendere accessibili dei libri matematici è che non ci si può aspettare che non abbiano immagini o grafici. Immagini possono essere anche solo di sussidio al capire l'esercizio. Per grafici invece possiamo intendere anche una semplice funzione. Soprattutto per le funzioni matematiche non ci siamo posti in problema in questo lavoro, ma abbiamo usato uno strumento sempre sviluppato in collaborazione anche con l'Università di Milano, che si chiama Audio Functions. Questo strumento permette, data una funzione matematica scritta come la si scriverebbe in un codice sorgente, di poter produrre a video su browser una funzione come quella che potete vedere nell'immagine. Una funzione che è interagibile dall'utente, quindi col mouse ci si può muovere all'interno dello spazio, e questa funzione viene resa all'utente attraverso il suono. Si può capire se la funzione sta crescendo o calando, per esempio, semplicemente ascoltando la frequenza di un suono, per esempio, la frequenza di un suono che cresce o che cala. L'ultimo passo, invece, che è stato necessario e che non è trascurabile, è come si scrive anche del semplice testo, perché i libri matematici non sono solo formule matematiche, sebbene siano comunque la parte più problematica a livello di accessibilità, ma anche la parte di testo semplice, quindi qualunque testo possiate immaginare, ha sotto una codifica. Quindi il LaTeX, quando compila in un file PDF, compila con una certa codifica. Esistono codifiche, tantissime codifiche, la codifica UTF-8, le varie codifiche ISO, e quando poi questa cosa viene resa su LaTeX, l'occhio umano non percepisce questa cosa. Purtroppo invece questa cosa è percepita da uno screen reader, che se legge un certo PDF creato da un LaTeX con una certa codifica, e lo screen reader non è in grado di leggere quella codifica, all'interno della lettura ci possono essere dei buchi, quindi la lettura può essere discontinua o addirittura alcune parti di testo semplice potrebbero anche non essere accessibili. Per cui bisogna anche stare attenti a usare una codifica non troppo particolare, a usare una codifica pensando a quelle disponibili sugli screen reader quantomeno maggiori, che potrebbero fruire di questo tipo di documento. Ora lascio la parola a Federica, che continuerà a parlarvi di questi problemi più in dettaglio, anche riguardo a quello che lei sta affrontando in questo momento. Ok, ciao. Come ha detto Mattia, io ho continuato il lavoro anche dopo aver il lavoro delle trascrizioni, anche dopo aver terminato il lavoro delle trascrizioni sui libri delle superiori di matematica. Nel secondo lavoro mi sono state date delle slide delle dispense di matematica da parte del laboratorio del Polin dell'Università di Torino. Alcuni dei problemi che ho dovuto affrontare sono per rendere accessibili questi file che mi sono stati forniti in formato TeX, quindi erano già in parte accessibili. Alcuni dei problemi, appunto, sono stati già elencati da Mattia, li ho dovuti un po' riaffrontare, mentre ne sono sorti di nuovi. Per esempio, in questi documenti, gli autori dei documenti stessi hanno utilizzato dei comandi personalizzati. Per comandi personalizzati si intende che hanno ridefinito dei comandi standard di LaTeX, associandogli una sorta di shortcut.
questi comandi nuovi sono stati utilizzati in tutti i documenti al posto dei comandi appunto di LaTeX, probabilmente per velocizzare la scrittura. Tuttavia questa cosa apre un problema, perché gli screen reader utilizzano dei dizionari che contengono la traduzione dei comandi standard di LaTeX con il linguaggio naturale, però difficilmente conterranno la traduzione di un comando personalizzato, il cui nome è a discrezione in pratica dell'autore. Quindi il mio compito è stato quello di andare a sostituire questi comandi personalizzati con il comando standard di LaTeX in tutto il documento. Un altro problema che ho dovuto affrontare è stata la personalizzazione grafica delle formule matematiche. Per personalizzazione grafica si intende che gli autori a volte nell'ambiente matematico, definito in LaTeX, oltre a inserire la formula stessa da visualizzare poi nel PDF, hanno ritenuto necessario anche inserire dei caratteri che sarebbero stati poi visualizzati nel PDF tramite degli spazi. Anche questa cosa va a rendere la lettura della formula più complicata, più difficile, aggiunge informazioni che non sono necessarie. Quindi il lavoro che è stato fatto è stato pulire queste formule lasciando solo all'interno dell'ambiente matematico la formula stessa. Quindi tirar via questi caratteri in più come backslash virgola, backslash due punti e simili. Un altro problema è stato quello dei colori, perché soprattutto nelle slide, più che nelle dispense che mi sono state fornite, alcune formule sono state colorate, o in parte o totalmente. Il motivo dell'utilizzo dei colori è per mettere enfasi su certe parti della formula, però spesso gli autori hanno inserito i comandi relativi ai colori direttamente nell'ambiente matematico. E di nuovo lo screen reader si trova, grazie al pacchetto di accessibility, si trova a leggere tutto il contenuto presente nell'ambiente matematico e quindi va a leggere anche i colori. Informazioni che di nuovo sono inutili e che allungano la lettura. Quindi quello che ho fatto è stato, dove potevo, mantenere il colore però togliendolo dall'ambiente matematico. Questo perché uno degli obiettivi era comunque cercare di avere un PDF finale più simile possibile a quello di partenza. Dove invece non era possibile, i colori sono stati proprio tolti, in modo che la lettura fosse più agevole. Un altro lavoro che ha già accennato anche Mattia prima, che ci siamo trovati ad affrontare anche per i libri delle superiori, sono stati come trattiamo le immagini. Le immagini che potevano essere figure geometriche piuttosto che immagini relative a funzioni di analisi o a alberi, per esempio. Per queste immagini abbiamo aggiunto le didascalie che vanno a interpretare il contenuto dell'immagine. Buona cosa sarebbe anche aggiungere un testo alternativo al compito di descrivere esattamente cosa è presente nell'immagine senza dare alcuna interpretazione. Quindi in questo caso, in cui in questa slide abbiamo messo un ponte che attraversa un fiume, il testo alternativo, cioè ponte in una foresta che attraversa un fiume di sera, descrive esattamente cosa c'è nell'immagine. La didascalia invece spiega che questa immagine può essere usata come esempio per descrivere una funzione di tipo iniettivo, cioè che collega due punti. Un altro aspetto che ho affrontato, soprattutto nelle slide, è stato quello relativo ad elementi di prettamente delle slide di una presentazione, quindi transizioni, animazioni, comandi di pausa. Tutti elementi che sono utili durante una presentazione live, ma che diventano pesanti per una persona che si trova solo a leggere, che deve leggere la slide, deve studiarsela. Un esempio è questo riportato nella nostra presentazione, queste slide con il titolo Esperimenti e dimostrazioni, in pratica è la stessa slide in tre momenti diversi della sua vita. L'insegnante, attraverso l'avanti, attraverso un click, mostra in modo cronologico successivo il contenuto, aggiunge il contenuto a questa slide. Questi comandi di pausa, però, in LaTeX vanno a rallentare di nuovo la lettura. Quindi c'è stata una pulizia della slide e
Il risultato finale è che nel contenuto LaTeX sono stati tolti tutti questi elementi aggiuntivi e il risultato è una slide che mostra subito tutto il contenuto. Entrando un attimino più nel dettaglio del lavoro che abbiamo fatto, allora, con io che ho proseguito il lavoro delle trascrizioni, mi sono ritrovata a partire nel primo lavoro, nel secondo lavoro, da due punti differenti, perché nel secondo lavoro, quando ho trattato slide e dispense, mi è stato fornito un file TEC che era già accessibile in parte, mentre con Mattia, quando abbiamo lavorato sui libri delle superiori, ci è stato dato il PDF di cui ho parlato anche lui all'inizio, un PDF che non era molto accessibile, per niente accessibile, e il nostro primo obiettivo è stato quello di generare, di ottenere un file TEC su cui puoi andare a lavorare. Abbiamo valutato diverse strade. La prima è stata quella dell'utilizzo di Empty Reader, che è un OCR prettamente sviluppato per estrarre formule matematiche da un PDF, da un documento. Tuttavia il risultato che abbiamo ottenuto era inutilizzabile, probabilmente a causa del layout del PDF che ci è stato fornito. Quindi abbiamo valutato altre soluzioni, tra cui abbiamo provato altri OCR, ma i risultati erano comunque inutilizzabili. Siamo passati poi a optare per la dettatura vocale, ma sulla dettatura vocale abbiamo avuto problemi sia per quanto riguarda ciò che veniva trascritto proprio come linguaggio naturale, sia nella trascrizione delle formule matematiche stesse, che erano comunque sempre errate. E quindi dovevamo pure correggere, oltre che a perdere tempo nel dettare. Alla fine abbiamo optato per la soluzione che avevamo già in mente, che era la trascrizione manuale. La trascrizione manuale volevamo evitarla per l'alta probabilità che ha di introdurre errori nella trascrizione stessa, soprattutto considerando che avevamo sotto mano libri di matematica che contengono molti esercizi, anche complicati nelle formule, e quindi ci voleva tempo per trascriverli, per controllare se erano esatti e per correggerli eventualmente. Inoltre, quando durante il nostro incontro nel laboratorio del Poli con gli insegnanti delle superiori, in cui erano presenti anche gli insegnanti delle superiori, sono emersi altri requisiti, come per esempio mantenere il PDF che dovevamo generare dalla compilazione del nostro file LaTeX accessibile il più simile possibile al PDF originale. Un esempio è la corrispondenza, mantenere la corrispondenza tra il numero di pagina del libro originale e quello ottenuto compilato da LaTeX. Perché, per esempio, durante una lezione un insegnante per compito dà degli esercizi e dice l'esercizio dal 5 al 15, pagina 3, 4, 5. Se non c'è una corrispondenza, perché la persona, il ragazzo che ha problemi di visivi, è sotto mano un libro diverso dagli altri studenti, si crea di nuovo un problema. Un'altra cosa che ci era stata richiesta è cercare di mantenere comunque lo layout simile. Un'altra cosa era l'accessibilità, rendere accessibili alcuni esercizi, soprattutto quelli di geometria e di analisi matematica, che sono esercizi che spesso hanno associate delle figure geometriche o delle figure delle funzioni. Con le figure geometriche ce la siamo cavata aggiungendo didascalie, mentre con le funzioni di analisi matematica, quelle sul piano cartesiano, okay, abbiamo usato audio function, di cui ho parlato prima Mattia. Un altro requisito è stato quello, un'altra richiesta è stata quella di adattare i testi delle consegne e degli esercizi in modo che fossero accessibili a chi aveva disabilità visiva. Un esempio è quello che abbiamo riportato in questa slide, in cui c'è questo esercizio del vero o falso, la consegna è solo vero o falso, al di sotto della consegna si trovano le varie domande e accanto a ogni domanda ci sono le due caselle vero o falso, lo studente deve barrare la casella. Un esercizio del genere non è proprio molto accessibile, perché dà per scontato che lo studente capisca cosa rispondere e dove deve farlo. Un modo per renderlo più accessibile sarebbe semplicemente cambiare anche la consegna. Cioè, per esempio, scrivi sul tuo quaderno se le seguenti affermazioni sono vere o false, quindi specificare cosa devi fare e dove devi farlo.
Concludendo, purtroppo la maggior parte dei libri si concentra più sull'aspetto visivo e non considera molto i criteri di accessibilità, quindi sono parzialmente accessibili o non lo sono per niente. E la conseguenza è che sono fruibili da pochissime, cioè da, non sono fruibili da persone con disabilità visiva. E questo problema si verifica soprattutto con i libri scientifici che contengono formule, caratteri speciali come le sommatorie, gli infiniti, le frazioni. Quindi secondo noi l'ideale sarebbe considerare l'accessibilità fin dall'inizio nel processo di scrittura, anche per evitare di dover fare un lavoro come quello che abbiamo fatto io e Mattia per arrivare alla fine ad avere due libri che non sono neanche esattamente identici. Un'altra cosa che secondo noi è utile è quello di arricchire di semantica il testo, cioè andare a sostituire quelle parti visive, per esempio l'utilizzo dei colori, con altri comandi che forniscono, che sono in grado di fornire una semantica equivalente. Un esempio è questo frammento preso dalle slide su cui ho lavorato, che rappresenta un teorema, e associato al teorema c'è un esempio. Nel frammento si vengono utilizzati due colori, il rosso e l'arancio. L'arancio per legare l'ipotesi a una parte della frase dell'esempio e il rosso per legare la tesi a un'altra parte della frase dell'esempio. Se al posto dei colori fossero definiti dei comandi, come per esempio un TH per tesi e un IP per ipotesi, si potrebbero collegare queste due parti attraverso questi comandi. Purtroppo gli screen reader di oggi, come NVDA, non supportano questa funzione, però bisogna anche guardare al futuro e speriamo che vengano sviluppate delle estensioni che siano in grado di supportare anche queste future. Grazie per l'attenzione, siamo a disposizione per domande. Una considerazione, Federica, scusami, tutti questi strumenti utilizzati, quindi il pacchetto Accessibility, Audio Functions Web, sono disponibili dal sito del laboratorio Pulin. Sono lavori in corso, Accessibility per esempio adesso è in corso di estensione e rispetto per esempio a preservare meglio la struttura del documento ed eventualmente all'introduzione di HTML nel PDF. Audio Functions Web è un lavoro condotto da Dragan Akhmetovic che è stato assistente di ricerca presso il laboratorio e che ancora collabora con il laboratorio. Quindi dal sito del laboratorio potete trovare tutte le informazioni sia per utilizzare sia per provare questi strumenti nelle versioni attuali, ma anche nelle versioni future, visto che sono lavori in corso di sviluppo. Benissimo. Allora, io vi ringrazio innanzitutto, è stata una presentazione estremamente interessante. Abbiamo già alcune domande? Un attimo che le riprendo. Allora, la prima domanda di Gennaro Sicignano, credo che possa essere rivolta a Christian, ed è: conoscete Matt Jax? Se sì, cosa ne pensate? Sì, Matt Jax, certo, lo conosciamo, è appunto una possibile alternativa su web, o perlomeno da introdurre in pagina HTML. Ne pensiamo che sicuramente può essere utilizzato anche con i lettori vocali, anche se non è ancora completamente, perlomeno non tutte le notazioni matematiche sono supportate in Majax, soprattutto a livello universitario, e inoltre la fruizione attraverso screen reader ad oggi non è completamente localizzata per l'italiano, per esempio. Anche su Majax si potrebbe, come dire, condurre dello sviluppo anche in termini di localizzazione, però è sicuramente una strada per utilizzare la matematica da web. Benissimo, grazie. Una seconda domanda invece arriva da Silvia Barbina, che chiede: un PDF generato con Accessibility permette allo screen reader la navigazione del documento? Da una sezione, capitolo a un altro o da una formula numerata a un'altra? No, è esattamente quello che stavamo dicendo rispetto alla struttura. Nella versione attuale di Accessibility solo alcuni di questi elementi vengono preservati. Nella versione prossima di Accessibility verrà preservata la struttura completamente, quindi sarà possibile per esempio passare da una sezione alla successiva. Posso un secondo integrare un attimo la risposta di Christian? Devi! Certo. Per questa caratteristica di navigazione è necessario usare
Adobe Acrobat. La versione Pro, negli strumenti di accessibilità, permette di fare un check completo dell'accessibilità di un documento PDF, che darà tantissimi errori inizialmente, e saranno maggiormente testi alternativi, struttura del documento e problemi di intestazione di tabelle, probabilmente. E Adobe mette anche a disposizione delle guide su come risolvere questi problemi. Permette di associare dei tag in automatico al documento, in modo che il documento PDF che tu puoi visualizzare sullo schermo, tu lo possa vedere praticamente quadrettato, dove a quel punto ogni quadretto avrà un numerino sopra che sarà il suo ordine di lettura all'interno della navigazione. Questa è una struttura di ordine di lettura. Inoltre, quando poi si associano dei tag al documento, è possibile andare nell'editor di dettaglio, che assomiglia molto a un HTML, dal quale si possono vedere anche i tag dell'HTML, H1, H2, H3, e attraverso il quale ogni sezione si può taggare con un tag specifico, in modo che con lo screen reader si possa navigare per tag gerarchici. Quindi tutto questo è disponibile in modo anche abbastanza facile, molto facile, anche per chi non abbia esperienza di programmazione, attraverso appunto Adobe Acrobat Pro. Ad oggi io non conosco altri strumenti che permettano una cosa così. Ecco, segnalo che Adobe Acrobat Pro è un prodotto a pagamento, il pacchetto Accessibility è un prodotto gratuito messo a disposizione appunto con licenza di prodotto open. Bene, grazie. Un'altra domanda da Gennaro Sicignano chiede: cosa avete usato per la dettatura vocale di formule matematiche? Abbiamo provato con lo strumento di Google, però avevamo problemi soprattutto per le formule matematiche, perché semplicemente dire un x fratto 2, pure la x non la scriveva giusta, ecco. Ecco, una considerazione in questo, stiamo conducendo un lavoro sul riconoscimento delle formule matematiche, sul riconoscimento vocale delle formule matematiche, abbiamo provato diversi prodotti, diversi strumenti, ad oggi per l'italiano non c'è uno strumento che permette di utilizzare, di dettare la matematica, e quindi, come dire, è un lavoro in corso che speriamo di poter rendere disponibile nei prossimi mesi. Per quanto riguarda la dettatura in inglese, è possibile farlo con MathTalks, con Dragon Naturally Speaking, che sono appunto entrambi prodotti a pagamento, all'interno di Scientific Notebook, che è uno strumento per la scrittura di testi scientifici, usato principalmente negli Stati Uniti, però è disponibile solo per l'inglese e anche in questo caso con diverse limitazioni. Per esempio, nel dettare è necessario utilizzare diverse pause che rallentano il tempo di dettatura e quindi di riconoscimento della formula stessa. Bene, grazie. Intanto vi ringrazio anche per aver reso accessibile anche anche questa presentazione, dal momento che avete deciso di utilizzare uno degli strumenti proposti dall'organizzazione per sottotitolare automaticamente i vostri talk, che credo che sicuramente sia una delle opzioni che anche rende migliore l'esperienza per tutti quelli che partecipano. Se non ci sono altre domande, vi faccio una domanda io, più per curiosità che per altro. Quanto tempo vi ha richiesto rendere accessibile il libro delle superiori che avete, o i libri delle superiori con cui vi siete trovati a lavorare? Un po' tanto, nel senso, abbiamo iniziato il lavoro a luglio, se non sbaglio, Mattia. Sì, sì, confermo. E siamo andati avanti fino a settembre, ma belli piene le giornate. In particolar modo per quanto riguarda le sezioni degli esercizi. Quelli veramente sono stati tosti. Giusto per rendere un attimo l'idea, avevamo una borsa di 3 mesi, una borsa finalizzata a questo scopo, e l'abbiamo investita tutta e non siamo neanche riusciti a finire tutti i libri, perché comunque erano molti di più di quelli che all'inizio erano stati preventivati, e molti di più, nel senso erano sempre quelli, però le persone che sono state giudicate idonee per ricevere la borsa sono state molte meno. E quindi avevamo più libri da dover fare. Ogni libro
con i vari capitoli era su intorno alle 400 pagine e può essere che in una pagina ci fossero anche 100 esercizi, per cui a volte ci si metteva anche 2-3 ore per singola pagina, anche per qualche capitolo un po' più complesso, magari con frazioni, con innestate altre frazioni, per cui il LaTeX comunque, anche la leggibilità per chi sta scrivendo, è importante, perché può essere che perdi una parentesi graffa e a quel punto LaTeX non compila e devi riuscire pure a capire perché non sta compilando. Quindi i tempi sono molto lunghi ed è anche il motivo per cui volevamo evitare la trascrizione manuale. Ma poi come ultima opzione abbiamo dovuto optare per quella. Quello che una considerazione finale su questo punto è che la complessità, il tempo non lo si può misurare in numero di pagine, ma in complessità della singola pagina. Quindi nel momento in cui si cerca di fare un lavoro di questo genere, va stimata la complessità in termini di tipo delle formule e di numero di formule della singola pagina, non tanto sul numero delle pagine da trascrivere. Perché se in una pagina ci sono due formule, quella pagina si trascrive probabilmente in 10 minuti. Forse anche meno, dipende poi come è stata. Bene, grazie della risposta. È arrivata appena adesso una domanda di sempre di Gennaro Sicignano, che chiede: è possibile navigare le formule matematiche? Pensa a quelle più complesse e lunghe, ovviamente. Ad oggi non è possibile. Quello che stiamo rendendo disponibile è in due direzioni. Da un lato utilizzare MathPlayer, che probabilmente conosce, avendo citato MathJax, per fare la stessa cosa all'interno della formula del PDF. Dall'altro lato stiamo sviluppando un'estensione per NVDA, un add-on che permetterà di muoversi all'interno della formula e quindi appunto navigarla per elemento e non soltanto per carattere. Quindi, per esempio, muoversi al numeratore, al denominatore, piuttosto che andare avanti di un carattere, leggere il primo carattere del numeratore, il secondo, il terzo, finché non si arriva al denominatore. Bene, grazie. Gennaro concorda con te, comunque. Ok. Non ci sono altre domande per il momento, allora ne approfitto per farvene un'altra, sempre a livello di curiosità personale. Io so che LaTeX è in realtà un formato molto vecchio ed estremamente stabile, e penso che lo abbiate scelto proprio per questo motivo in realtà. La domanda che vi faccio è questa: l'accessibilità, gli aspetti di accessibilità che vi hanno portato a scegliere LaTeX, erano già inclusi nelle vecchie versioni o c'è stata comunque un'evoluzione che lo ha portato a renderlo più accessibile? L'accessibilità di LaTeX sostanzialmente non c'era, e abbiamo sviluppato presso il laboratorio il pacchetto Accessibility proprio a questo fine, per renderlo ben più accessibile in PDF. LaTeX di per sé, essendo un formato di testo ben strutturato, è anche già così com'è molto accessibile come formato sorgente. Si perde l'accessibilità quando si genera il PDF. Chiaramente nel formato sorgente, per chi conosce LaTeX, è possibile muoversi con una certa facilità sia in un editor, per esempio di quelli specifici per LaTeX, ma anche in un editor di testo abbastanza avanzato, ecco, no, magari non blocco note, perché sarebbe un po' un limite, però abbiamo potuto sfruttare ampiamente questa caratteristica della accessibilità a livello sorgente. Invece, per avere accessibilità a livello finale, abbiamo sviluppato questo pacchetto, lavoro appunto ancora in corso nel laboratorio. Benissimo. Allora, siamo giunti in sostanza al termine del tempo a nostra disposizione. Io vi ringrazio, vi chiedo se ci fossero delle ulteriori domande, come possono contattarvi i partecipanti? Slack, email, LinkedIn, per quanto visto link, appunto i link che vedete all'ultima slide, Slack sul canale. Esatto. Quindi canali istruzione e didattica, mi sembra che fossero, giusto? Penso di sì, sì. Didattica e istruzione. Didattica è il canale. Didattica, ok. Oppure su LinkedIn. O attraverso gli organizzatori, che comunque i nostri contatti ce li hanno tutti, anche attraverso i nostri indirizzi email che sono riportati, giusto Mattia, nell'ultima slide? Nell'ultima slide ho messo il link a LinkedIn. Ah, ok, però comunque, benissimo,
Ok. Ottimo. Allora, io vi ringrazio. A questo punto ci lasciamo per un'oretta, per la pausa pranzo, ovviamente. Ci ritroviamo verso le 2 con il primo talk del pomeriggio, sempre qui sulla track 3, ci sarò ancora io, oppure potete sempre cambiare la track. Grazie a tutti per l'attenzione e un buon pranzo a tutti e buona giornata. Grazie a voi. Grazie.